Buon pomeriggio, sono Daniela Tisi, dirigente del settore cultura di Regione Marche. Sono qui con i funzionari responsabili che hanno lavorato con me alla costruzione di questo bando unico della cultura. Questo incontro è pensato per aiutare chi vuole partecipare e presentare l'istanza sul nostro bando unico. La novità che presenta quest'anno Regione Marche è che il bando della cultura si presenta nella sua forma unica e quindi le 10 misure, ovvero i 10 bandi, sono usciti tutti in contemporanea e questo ha un duplice vantaggio. Innanzitutto consente a voi di fare una programmazione sicuramente razionale, pensata e vi permetterà poi di strutturare la vostra strategia in base all'offerta culturale che viene data da Regione Marche. Sono 10 le misure che abbiamo messo in piedi su questo bando unico della cultura. Abbiamo il primo bando che è il bando per l'assegnazione di contributi della terza edizione del Festival Marche Storie. Quindi anche quest'anno il Festival Marche Storie, un'iniziativa di successo dalla avrà la possibilità di essere finanziato. È un bando destinato ovviamente ai comuni. Abbiamo il bando numero 2, che è il bando per la concessione di contributi per eventi espositivi di rilievo regionale. Bando numero 3. Bando per il sostegno all'arte contemporanea. Il bando numero 4 è il bando che riguarda il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione di archivi storici presentati da comuni ricadenti nel territorio della nostra regione. Il bando numero 5 invece vede il sostegno alle pubblicazioni già editate di particolare interesse regionale, al fine di incrementare il patrimonio librario delle biblioteche del territorio. Il bando numero 6 è il bando che va a sostenere premi, rassegne e festival multidisciplinari. Il bando numero 7, invece, è un bando per la concessione di contributi agli istituti culturali di rilievo regionali che sono iscritti nell'elenco regionale appositamente istituito. Il bando numero 8 è un bando che riguarda invece il sostegno ai progetti di spettacolo dal vivo di rilievo nazionale, cofinanziamento di progetti dei soggetti FUS per l'annualità 2022-2024. Il bando numero 9 sostiene le attività e i progetti di spettacolo dal vivo di rilievo regionale proposti dal territorio. Infine, il bando numero 10 è il bando che va a sostenere, scusate, festival, rassegne e premi cinematografici di rilievo regionale. Questi 10 bandi, in un bando unico, in un unico atto amministrativo, che ripeto, per la prima volta è stato fatto dalla nostra regione, è stato pubblicato lo scorso 4 aprile e chiuderà questa possibilità il 19 maggio alle ore 12, momento esatto in cui la nostra piattaforma, sarà chiusa. Novità e motivo, ovviamente, di questo incontro è quello di darvi delle indicazioni utili affinché ci siano meno problemi e siate più facilitati nella compilazione e nella presentazione delle vostre istanze. Questo, per chi si dovesse collegare o si sta collegando, è un momento che interessa ovviamente i possibili e potenziali beneficiari di queste misure, che sono sia soggetti pubblici come comuni, unioni montane, unioni dei comuni, e soggetti privati. Ovviamente quando ci riferiamo a soggetti privati intendiamo i soggetti con personalità giuridica, quindi non singoli cittadini ovviamente, ma associazioni, imprese culturali, fondazioni, eccetera.
nella loro, se riguarda, se parliamo, ci riferiamo a imprese e associazioni, ci deve essere nel loro oggetto sociale, ci deve essere esplicitata la finalità appunto di attività culturale o comunque inerente l'oggetto della misura che andrete a compilare. Vi porto i saluti dell'assessore Chiara Biondi che per esigenze adesso istituzionali non è potuta intervenire in questa diretta, ma ovviamente ci tiene affinché tutta la cittadinanza e i possibili beneficiari siano accompagnati nella fase di compilazione del nostro o delle istanze di questo bando. La novità è che il bando unico della cultura si presenta attraverso una piattaforma digitale, che il nostro settore ha realizzato grazie al contributo del settore della transizione digitale e dell'informatica, attraverso appunto grazie alla collaborazione dei funzionari del settore e della dirigente Serena Carota si è potuto lavorare e pensare a questa piattaforma che ha come obiettivo quella di essere perfettamente accessibile. Il fatto che sia accessibile lo dimostra, e questo ci rincuora, il fatto che siano già arrivate diverse istanze, già concluse e protocollate. Altre sono in lavorazione. La possibilità che vi si offre attraverso questo bando unico, che abbiamo già detto, che appunto è utile perché permette una programmazione congrua, visto che il bando è uscito nei primi mesi dell'anno, vi permetterà anche di seguire passo passo la vostra istanza. L'istanza che verrà caricata sulla piattaforma digitale Smart Bandi è un'istanza che voi potrete seguire e di volta in volta potrete salvare. Con il pulsante infatti Salva in bozza lascerete salvato tutto il vostro lavoro e potete così ricontrollare il vostro progetto e la vostra istanza in qualsiasi momento. Vi permetterà anche di avere perfetto controllo sulla fase di invio e questa è una certezza per voi. Dal nostro punto di vista, invece, dal punto di vista amministrativo dei nostri funzionari, c'è una facilità anche nella ricezione delle vostre istanze, in quanto la piattaforma Smart Bandi è pensata con una modalità, diciamo, bloccante, cioè se gli utenti non mettono tutte le informazioni, gli allegati e quanto il bando, la piattaforma richiede, automaticamente si blocca e non vi consente di andare avanti. Noi ci auguriamo che questa piattaforma, così come l'abbiamo pensata, grazie ai colleghi dell'informatica, sia intuitiva e sia perfettamente accessibile, visto che risponde anche ai criteri dell'accessibilità digitale anche pensati e voluti da Agid. Ma qualora ci fossero dei problemi, voi potete avere da noi assistenza in una prima fase chiedendola direttamente al RUP. Chi è il RUP? È responsabile del procedimento che voi vedete attribuito per ogni misura. Dovrete così inviare una mail o contattare il RUP, visto che avete i riferimenti per ogni misura, e chiedere assistenza o riferire al responsabile del procedimento quella che è la problematica che avete riscontrato. Sarà poi cura del nostro responsabile di progetto rispondere in maniera diretta in merito all'istanza del bando, si confronterà con la PO di riferimento, cioè con il funzionario responsabile, poi con me. Se invece riguarda una problematica relativa alla gestione della piattaforma, sarà cura del responsabile del progetto girarla, qualora fosse magari un quesito o una questione particolarmente problematica, girarla ai colleghi dell'informatica. Così voi avete la completa assistenza per la redazione del bando a cui siete interessati. Uno soggetto può partecipare a seconda dei vari bandi e vi invito a controllare sempre i soggetti beneficiari per ogni misura, può partecipare anche a più misure.
purché non sia lo stesso progetto che va presentato su più misure. Questo è ovvio, così come lo stesso soggetto non può presentare istanza sulla stessa misura più di una volta. Ecco, questi sono dei criteri base ai quali noi chiediamo e diciamo vi esortiamo a fare particolare attenzione. Il bando e la piattaforma, anche se, come vi ho detto, intuitivi e semplici nella gestione, perché appunto accessibili, sono comunque supportati, e in questo vi aiutiamo, seguendo un tutorial che abbiamo reso disponibile sui nostri canali, sul sito della Regione e sulla piattaforma proprio Smart Bandi, che vi consentirà di seguire direttamente le fasi di presentazione di domanda. Siamo in piena era digitale e quindi anche il nostro settore ha abbandonato la firma olografa, la PEC, e siamo completamente digitalizzati con Smart Bandi. Ma questa è una situazione di passaggio che Regione Marche ha ben chiara in tutte le sue difficoltà. Per questo abbiamo reso possibile e consentiamo nella nostra piattaforma di partecipare anche attraverso, non direttamente come soggetto, ma anche attraverso un delegato che voi potrete individuare, quindi con l'apposita delega sarà possibile presentare la vostra istanza. Noi renderemo disponibile questo video, abbiamo voluto fare questa diretta senza, diciamo così, aprendolo ai diretti interessati, ma cercheremo di renderlo disponibile anche nei giorni a venire, proprio per darvi questa possibilità di consultarlo ed avere in linea generale le indicazioni che possono poi essere e tornarvi utili nella compilazione del bando. Diciamo quello che è bene sapere, e vediamo adesso se riusciamo, è farvi una dimostrazione pratica, una dimostrazione di come funziona il bando. Qui abbiamo il funzionario che si è occupato insieme alla dottoressa Claudia Lanari, che è Massimo Catinari, di aiutarci anche a normalizzare, così è il termine tecnico, tutte le nostre misure, e il lavoro di questi due funzionari ci ha permesso appunto di rendere digitali tutte le misure del bando. Se Massimo è pronto, chiederei a Massimo Catinari di praticamente fare una piccola dimostrazione per farvi vedere un po' come è strutturata la nostra piattaforma e come si accede al bando. Prenderemo ad esempio uno dei bandi più, diciamo, quello che comprende più attività. È il bando che voi trovate con il codice CU006, che è il bando sostegno a premi, rassegne e festival. Quindi pregherei Massimo Catinari di farci una piccola dimostrazione di come si può praticamente presentare l'istanza. Buon pomeriggio a tutti. Come diceva la dottoressa Tisi, innanzitutto questa piattaforma risponde alle linee guida dell'AGID e quindi per accedere alla stessa, come tutte quante le piattaforme della pubblica amministrazione, si può fare soltanto con determinate credenziali, che sono lo SPID, la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. Sono soltanto questi tre strumenti che permettono di accedere alla piattaforma. Una volta entrati, io ho già fatto il mio login, la piattaforma riconosce chi è la persona che si è autenticata, trovate tutti quanti i bandi che sono attualmente pubblicati. Come diceva la dottoressa, noi andremo ad analizzare il bando denominato CU006, che sarebbe quello previsto per il sostegno a premi, rassegne e festival. Per accedere al bando basta semplicemente cliccarci sopra, si apre la pagina. Nella pagina andiamo a vedere
innanzitutto la parte alta, dove ci sono tutta una serie di informazioni che, generali, utili però per l'utente, ad esempio quale browser utilizzare, chi è il RUP, come diceva prima, e quindi avere tutti quanti i recapiti di riferimento per poterlo contattare in caso di problematiche o necessità comunque. Dopodiché si può andare avanti scorrendo la pagina e entrare proprio nella compilazione vera e propria. Dicevo che il sistema utilizza delle credenziali certe e quindi identifica esattamente la persona per come è stata registrata nella piattaforma di riferimento, nel mio caso dello SPID. Quindi inserisce tutti quanti i dati dell'anagrafe, inserisce nella parte alta la data e l'ora in cui viene presentata l'istanza, se ci fate caso, sulla destra c'è un pulsante dove c'è scritto salva bozza. Questo pulsante lo ritrovate sia qui che in fondo alla pagina, ed è molto importante per quello che veniva detto prima, perché è necessario, onde evitare di perdere delle informazioni o una parte di cose già scritte, è importante cliccare questo pulsante, diciamo, con frequenza, con una frequenza molto ravvicinata. Va compilata la parte alta qualora non fosse corrispondente ai dati reali, nel senso che se noi abbiamo, come nel mio caso, come luogo di residenza viene inserito a RAU, in realtà io sono di Fermo, quindi deve essere per forza aggiornato il dato su quello che è realmente. Questo perché? Perché è vero che noi andiamo a prendere i dati dello SPID, ma ci possono essere delle incongruenze, per esempio legate ad alcune informazioni per aggiornamenti successivi fatti. Dopodiché deve essere compilata l'anagrafica dell'impresa o dell'ente comunque sia, e questo ovviamente vanno compilati tutti i dati, soprattutto in particolar modo riferendosi a quelli che sono resi obbligatori. Il fatto che siano obbligatori è riportato perché c'è un OBL tra parentesi scritto in azzurro. Vanno riportati i dati del rappresentante legale dell'ente, e questo permette di eventualmente scaricare la delega qualora la persona che presenta l'istanza non sia il rappresentante legale dell'azienda o dell'ente. Lo fa in modo, diciamo, semiautomatico, nel senso che una volta che ci sono i dati del compilatore, ci sono i dati dell'impresa e ci sono i dati del rappresentante legale, cliccando sul documento scarica delega, ovviamente adesso non me lo fa fare, ma lo possiamo provare subito, nel momento che io vado a cliccare su scarica delega, lui mi presenta già tutto quanto il modulo compilato da far firmare alla persona che ne ha titolo. Ovviamente io adesso mi andrò a prendere alcuni dati che, diciamo, non sono reali, ma ci servono allo scopo, per dimostrare come funziona. Indirizzo della sede legale, ripeto, fino a che non vengono messi tutti quanti i dati che sono obbligatori, il sistema non permette di fare compiutamente le cose e quindi anche scaricare la delega. Allora, i dati del rappresentante, ne mettiamo uno qualsiasi. Una volta compilato, io posso cliccare sopra scarica delega e automaticamente la piattaforma mi salva un file all'interno del computer.
Eccolo qua. E lui mi ha compilato praticamente il modulo di delega inserendo i dati del legale rappresentante, i dati della persona che stava proponendo l'istanza, è già pronto per essere firmato da chi ne ha titolo, dal legale rappresentante. Questo file può essere firmato tranquillamente in modalità digitale e in quel caso con firma digitale non c'è bisogno di fare nient'altro, oppure può essere firmato con firma autografa. Nel caso di firma autografa, nel momento che va ricaricato deve essere anche allegato il documento di identità di chi ha firmato. Una volta che è stato preparato il tutto, è stato firmato il tutto, all'interno di questa sezione deve essere riallegato il file correttamente compilato e firmato. Lo facciamo, lo simuliamo in questo modo, facciamo finta che questo sia il file firmato digitalmente e quindi l'abbiamo rimesso dentro. A quel punto è possibile andare avanti. Consiglio di prima di andare avanti di fare salva bozza e vediamo subito cosa succede quando facciamo salva bozza. Una volta fatta salva bozza, se io voglio continuare la presentazione della domanda, lo posso fare tranquillamente senza fare altro, ritornando semplicemente nei campi da compilare. Oppure posso andare posso chiudere la piattaforma e riprenderla in un secondo tempo, andando semplicemente su istanze di bozza e mi trovo il mio documento già predisposto. Da qui posso vedere lo stato come l'avevo fatto, posso eliminare la bozza qualora mi fossi accorto di aver fatto qualcosa di errato e quindi ricominciare da capo, oppure posso andare in modifica e ritorno semplicemente dove stavo prima. I miei dati sono stati salvati, li ritrovo così come erano e posso andare avanti. A questo punto vanno compilate ovviamente tutte quante le altre sezioni. Se la nostra azienda, il nostro ente, si trova a una ragione sociale che ha una sede legale fuori dal territorio della Regione Marche, è possibile da indicare qual è la sede operativa all'interno della Regione Marche. In più si compilano i dati relativi appunto all'associazione inserendo l'atto di costituzione, la data e il codice Ateco. Va inserita la marca da bollo qualora non fosse esente, e se esente perché parliamo per esempio di un comune, bisogna scrivere obbligatoriamente esente all'interno della casella. Si va avanti con tutti qua, con il resto dei campi, ma questo è molto semplice. Qui ovviamente se noi avevamo detto che eravamo delegati, scriviamo che siamo delegati, possiamo dire che siamo delegati del legale rappresentante oppure delegati del rappresentante legale. Così come se fossimo legali rappresentanti, potremmo dire che siamo legale rappresentante del soggetto proponente piuttosto che legale rappresentante del capofila di rete, del soggetto capofila di rete. Perché? Perché molti dei bandi sono aperti appunto a reti e quindi chi ovviamente compilerà la domanda sarà il soggetto capofila o il delegato del soggetto capofila, e a quel punto però nel momento che noi inseriamo che facciamo parte di una rete ci vengono chiesti i dati degli altri componenti della rete, praticamente come l'avevamo messi sopra per la nostra azienda o il nostro ente, lo andremo a riproporre esattamente sotto. Con la denominazione, il comune, il CAP, la provincia, l'indirizzo, eccetera, eccetera. Nel momento che noi andremo a compilare, e adesso lo facciamo, su uno specchietto che ci viene proposto sotto, ovviamente i dati che io andrò a inserire sono sempre inventati, su uno specchietto che ci viene proposto sotto andremo a trovare
tutte quante le informazioni relative alle aziende in rete. Ecco qua, nel momento ci mancano una serie di cose, c'è sempre che ce le inventiamo. Cliccando su aggiungi, l'azienda viene inserita sotto e ogni volta che io ne andrò ad aggiungere una, lo specchietto viene alimentato e ci saranno una serie di aziende, tante quante sono i soggetti che fanno parte della rete. Dopodiché avremo la sezione da compilare che è relativa al progetto. Anche qui, titolo del progetto, referente, telefono, email e più tutta la parte, diciamo, di previsione economica. Quindi il costo preventivato, costo complessivo preventivato, il contributo regionale che è chiesto, in questo caso il contributo non può essere maggiore del 70% e la percentuale viene caricata in automatico. Adesso se io scrivo 100.000, ad esempio, ho scritto 100.000, sì, e qui scrivo 60.000, no, ho scritto 1.000.000, va bene, non fa niente, qui scriviamo 600.000, lui mi metterà la percentuale del 60%. Significa che da quest'altra parte io dovrò scrivere 400.000 perché in qualche modo questi soldi dovrà riportare il 100%. Più sotto abbiamo, relativamente al progetto, le dichiarazioni, e ci sono tutta una serie di dichiarazioni da dover obbligatoriamente fare, la relazione di progetto, e anche qui ognuno ovviamente dovrà scrivere le informazioni relative al proprio progetto, Massimo, e il prospetto economico. Ecco, a proposito, scusami Massimo, questo credo sia importante, nella voce progetto, relazione progetto e anche sotto i dati, la piattaforma vi aiuterà anche, volevo dire, quello dei criteri, Massimo, della sotto. Ecco, nella descrizione del progetto voi avrete già, diciamo, dei campi in cui vi chiediamo, ecco, massimo 2000 battute, in cui vi chiediamo la descrizione del progetto, ma un'altra, diciamo, utilizzo positivo di questa piattaforma è che già nella compilazione gli utenti possono già avere una prima panoramica di quanto poi si valuterà questo progetto, cioè ci sono dei campi in cui noi chiediamo già e diamo delle indicazioni, quindi con un'indicazione precisa e con gli indicatori già ci si può rendere conto della tipologia del progetto e quindi compilarlo nella maniera più corretta. Questo è utile sia da parte di chi va a redigere questo progetto, quindi degli utenti, ma anche dal punto di vista amministrativo e in seguito poi anche di valutazione da parte della struttura. Allora, come dicevamo prima, cosa importante è salvare continuamente la bozza, questo appunto per evitare di perdere le informazioni. Ritorniamo nella nostra pagina, io adesso non mi metterò a compilare tutte quante le righe perché sennò finiamo stasera, nel senso che ci vuole un po' di tempo, però ecco, una volta compilate tutte le dichiarazioni, a pendenze, non a pendenze, a dipendenti, sia dipendenti, garantisce regolarità, eccetera, ognuno poi sa qual è la situazione di chi sta rappresentando in quel momento. Una volta compilato quello, la cosa migliore da fare è andare avanti cliccando sul pulsante avanti.
ci si porta sulla relazione progetto e si compila tutta la parte relativa al progetto, come diceva la dottoressa Tisi. Una volta compilata la parte relativa al progetto, si clicca ancora su avanti, sempre ricordandosi di fare possibilmente ogni tanto salva bozza, e poi si compila tutta la parte relativa al prospetto economico preventivo. Anche qui noi andremo avanti molto velocemente. Una volta completate tutte le parti di avanti, 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 il pulsante si trasforma in genera. A questo punto io non andrò più avanti, ma nel momento che io cliccherò, preparerò l'istanza per essere inviata, protocollata ed inviata. Prima di fare quello, ci sono alcune voci che sono sotto si impegna, in questo caso si impegna, non tutti i bandi sono uguali, ovviamente ognuno ha le sue specificità, si prende visione, il sottoscritto, ok, questo l'ho saltato, ok, c'è l'informativa per la privacy, c'è la possibilità di allegare i documenti. Ogni bando ha una serie di allegati obbligatori che devono essere caricati e possono essere fatti in questo spazio. La modalità è la stessa, ci si può cliccare e quindi si apre la cartella all'interno del computer oppure si trascina il file e viene automaticamente caricato. Ci sono dei limiti, i limiti sono stati un po' rivisti, il limite massimo per ogni file per essere caricato in piattaforma è di 30 MB, prima era 10 MB, adesso è stato portato a 30 MB. Una volta completato questo, come dicevo, si clicca sul pulsante genera. Adesso vedremo cosa succede. Io ovviamente ho lasciato un sacco di campi incompleti e lui mi dice è necessario compilare eccetera eccetera, e fino a che non vado sopra e non li vado a completare, e lui il sistema non mi permetterà di andare avanti. Questo perché ovviamente ci sono una serie di controlli che vengono fatti, che fino a che la domanda non è stata predisposta correttamente secondo come ce l'aspettiamo, ovviamente non viene permesso di presentare l'istanza e di protocollarla. Nel momento che viene generata e viene inviata, vi comparirà, e non lo facciamo in questo caso perché appunto bisognerebbe completare tutto, ma questa parte la potete vedere sul video di tutorial che è stato predisposto e che si trova all'inizio della pagina della piattaforma o sul sito della cultura della Regione Marche. Una volta che è stato completato, vi verrà predisposto un file in PDF con la scritta bozza, dove praticamente potete andare a verificare tutti quanti i dati. A quel punto, e solo a quel punto, se tutte le informazioni che volevate mettere sono corrette, potete cliccare su trasmetti e da quel momento in poi la domanda viene inviata e protocollata. Grazie Massimo, credo che sia stata utile questa breve demo, questa dimostrazione. Intanto io vi dico alcune cose, chiederei a Massimo Catinari di verificare se ci sono domande specifiche, altrimenti lasceremo questa diretta dandovi alcune informazioni. Abbiamo dato priorità in questi bandi, in queste misure, ai progetti in rete, quindi voi troverete, ove possibile, delle premialità in rete. Ci saranno per queste misure, ovviamente sono misure riservate e per il territorio marchigiano, quindi ci si rivolge, ovviamente quando si parla di enti pubblici sicuramente, ma anche per i soggetti privati, a soggetti che abbiano sede legale o sede operativa nella Regione Marche. Speriamo che questo video sia utile, altrimenti il nostro settore è sempre a vostra disposizione nella modalità che vi ho detto all'inizio, cioè di contattare direttamente i responsabili del procedimento. Responsabili del procedimento che sono le persone più autorevoli in questo, uno perché hanno completa padronanza e competenza per quanto riguarda le misure specifiche del bando,
e secondo perché saranno loro ad assistervi in un certo modo e a guidarvi qualora ci fossero dei problemi o che riscontriate dei problemi, sia di carattere di merito, cioè nel contenuto, e parlo proprio di progetto, di bando, e quindi si farà un riscontro con il settore, con me e con il proprio responsabile con una posizione di organizzativa, e se invece riguarda problematiche e temi attinenti soprattutto la parte del bando e quindi informatica e digitale, sarà cura dei RUP rivolgere i quesiti e rapportarsi direttamente con l'informatica. Spero che questo momento sia stato utile e che sia utile, e io nel frattempo, visto che non ci sono, sì, ci sono allora delle domande, semplicemente delle informazioni da dare. Noi faremo, questa diciamo è stata un'idea, un'iniziativa che abbiamo voluto fare proprio per spiegare, per venirvi incontro e facilitarvi in questo processo che sicuramente è un passaggio innovativo. Abbiamo previsto un'altra diretta che si farà l'8 maggio, sempre alle ore 15. Per restare informati sulle prossime dirette, i nostri prossimi incontri, soprattutto per quanto riguarda il bando unico della cultura, vi invito a seguire il canale Telegram di Regione Marche, così come la pagina istituzionale di Regione Marche, di Facebook e il nostro sito della cultura, dove troverete tutte le informazioni. Grazie per l'attenzione, io con i miei colleghi, sì, anzi no, ci abbiamo delle domande, ditemele. Allora, nel frattempo che stiamo raccogliendo le domande, e potrebbero essere utili per voi, direi di fare in questa maniera, di lasciare le domande, eventualmente lasciare la pubblicazione delle risposte alla prossima diretta Facebook che si farà l'8 maggio. A meno che non me le diciate subito, rispondiamo in diretta. Sì. Allora, c'è una domanda riguardo i beneficiari del bando spettacolo. E la prima domanda era: non sono chiari i beneficiari. E allora, i beneficiari che possono presentare la domanda sono gli operatori che svolgono l'attività di spettacolo dal vivo in maniera professionale, i comuni del territorio o i soggetti privati non professionisti dello spettacolo che abbiano comunque un codice Ateco correlato al settore e alle attività di spettacolo dal vivo come finalità statutaria prevalente. Allora, ripetiamo anche per chi ci segue la domanda. Praticamente ci fanno una domanda sui soggetti beneficiari relativi alla misura dello spettacolo unico, che trovate con il codice, scusate, adesso ve lo dico, spettacolo dal vivo è il codice 09. È una misura in cui voi trovate dei beneficiari che hanno, diciamo, abbiamo previsto una linea A e una linea B. La linea A è destinata a progetti presentati da operatori professionisti dello spettacolo dal vivo, la linea B per progetti presentati da comuni e soggetti privati non professionisti dello spettacolo dal vivo, e questo l'abbiamo fatto accogliendo le istanze che lo scorso anno sono pervenute al nostro settore, dando la possibilità di fare una distinzione per i professionisti dello spettacolo e per chi invece non lo è, compresi nella lista dei non professionisti dello spettacolo, ovviamente ci sono i comuni. Ovvio che, entrando nel dettaglio e per qualsiasi chiarimento, come vi abbiamo già detto, ci sono i responsabili del procedimento. In questo caso qui abbiamo la dottoressa Lanari, se vuole dire qualcosa in più che non ho detto io, altrimenti andrei alla prossima domanda. Sto guardando, sembra che non ce ne sia. Riguardano tutti praticamente questa domanda. Allora, facciamo così.
Rimandiamo al prossimo nostro incontro. Seguite anche il sito della Cultura e i canali della Regione Marche per essere informati e eventualmente, se le domande vertono tutte su questo punto, possiamo avere appunto quest'altro incontro, appuntamento, dove possiamo sentirci e rispondere ad altre vostre domande. Potremmo fare anche una sezione PAC all'ingresso della pagina. Eventualmente, se arrivano domande che hanno, sì, potremo attivarci rispondendo con una mini sezione FAQ nella nostra pagina della cultura, dove voi potrete già trovare in smart bandi delle FAQ. Sarebbero poi delle domande che più frequentemente ci ponete e ci fate. Per aggiungere a Elisa, anche i professionisti sono associazioni. Infatti, in questo caso, la domanda sarà inoltrata nella linea. Quindi voi seguirete la domanda, la linea, in modo che voi vi ritroverete all'interno di un'unica graduatoria che riguarda appunto i progetti presentati nello spettacolo, mentre gli altri faranno domanda sulla linea B. Va bene, se le domande sono terminate, noi chiudiamo qui questa sessione di diretta, perché non vorrei che si allungasse troppo, dando la possibilità magari a chi non l'ha seguita di seguirla e quindi di caricarla sui canali Massimo, credo YouTube, giusto? Vediamo come renderlo eventualmente disponibile. Grazie a tutti e arrivederci.